appena il tempo per digerire la piena vittoria alle amministrative di domenica e lunedì scorsi, che il Partito Democratico si proietta subito sul prossimo decisivo appuntamento, il Congresso, entro fine anno. Corsa lunga e sicuramente combattuta. Nell'attesa si sfoltisce il numero dei candidati. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, chiarisce: non sarò della partita, sono presidente della Regione Lazio da 3 mesi, per me è un onore, la guida del PD non è nei miei progetti. Molto attivi invece restano i bersaniani, che si fanno forti del recente risultato elettorale e serrano le fila proprio in vista del congresso. Arriva anche un documento, già ribattezzato anti-Renzi, che porta la firma di Fassina, Martina e Dattorre, i quali scrivono che le primarie per la scelta del segretario nazionale non sono in discussione, mentre serve una riflessione critica sul loro utilizzo per le cariche regionali e servono regole che affidino agli iscritti la selezione degli organismi territoriali di partito. Nel loro testo di 9 pagine esprimono un concetto cardine: no al personalismo, no all'uomo solo al comando, un modello di cui Berlusconi, si legge nel documento, è stato il principale interprete che porta consenso ma non soluzioni. La proposta è che il PD sia alternativo a questa logica. Battaglia che mira a ricompattare i bersaniani ma anche a coinvolgere altre anime di un partito in subbuglio. Ma qualche crepa interna c'è. Non ha convinto tutti il passaggio troppo autoassolutorio del documento sulla sconfitta elettorale alle politiche di febbraio. Dubbi anche sul tempismo. Inutile dare battaglia se prima non si trova un competitor forte. Non solo. In questa partita si troveranno contro 2 grossi calibri del PD, entrambi vittime della rottamazione renziana, ma oggi pronti a sostenerlo, Massimo D'Alema e Walter Veltroni. Il clima è acceso, tanto che Stumpo, fedelissimo di Bersani, avverte tutti, è già persa ogni traccia del cappotto alle comunali. Per niente intimiditi, i renziani evitano di entrare nella polemica, ma drizzano le antenne, consapevoli che non si discute solo di leadership, ma anche delle regole che devono disegnarla. Lunedì si riunisce per la prima volta la Commissione Congresso e le fazioni sono già attivissime, perché solo con regole chiare Renzi potrebbe decidere di fare il passaggio da candidato virtuale a reale.